Allora, se ci accomodiamo, cominciamo. Tanto benvenute, benvenuti o bentrovate, bentrovati per chi ci aveva già frequentato. Cominciamo quest'anno la 27ª, mi sembra, edizione dell'Università Estiva di Attacchi Italia. Il titolo quest'anno, l'avete visto nel materiale, è La cura del futuro, e cioè è un ulteriore capitolo di un percorso che abbiamo cominciato già da diversi anni. Noi abbiamo fatto una prima serie di università in cui analizzavamo, cosa non funzionava del modello dominante, che poi è il modello capitalistico. Però poi a un certo punto abbiamo detto sì, però cominciamo a dire invece qual è un altro orizzonte, no? E quindi abbiamo fatto una serie di università tutte legate, al paradigma della cura, perché un po' riteniamo, voi sapete che anche durante la pandemia è nato il percorso, uno spazio politico che ha messo insieme centinaia di associazioni per ragionare sul paradigma della cura come alternativa al paradigma del profitto, che ovviamente è il paradigma del modello dominante. Quest'anno l'abbiamo chiamato La cura del futuro perché le contraddizioni di questo modello rischiano di pregiudicare pesantemente il futuro. E allora abbiamo strutturato questi 3 giorni di lavori su una serie di seminari che provano a ragionare sul futuro, per cui abbiamo il futuro nelle mani della finanza, che è il seminario che comincia ora. Domani mattina avremo il futuro nelle mani della guerra, domani pomeriggio 2 seminari, il futuro nelle mani del fossile e il futuro nelle mani dell'intelligenza artificiale. Per chiudere domenica invece con una sorta di tavola rotonda che prova a ragionare sulle alternative, l'abbiamo chiamata dove era io, facciamo fare noi le alternative, quindi proviamo a ragionare qual è il futuro, tra virgolette, che ci stanno preparando sotto diversi aspetti. Ovviamente abbiamo avuto la necessità di schematizzare, per cui non è che il futuro o è nelle mani della finanza, o è nelle mani della guerra, o è nelle mani del fossile, sono tutte cose interconnesse, però sono i diversi punti di osservazione per approfondire le contraddizioni di questo modello. Cominciamo con il primo seminario. Prima abbiamo una necessità pratica, questa sera c'è la cena, come sapete c'è il menù, mangio tutto quello che mi pare, e il menù vegetariano. Abbiamo assoluto bisogno di sapere immediatamente quanti sono i vegetariani, e poi uno di noi che va al ristorante a comunicare. Quindi chi mangia vegetariano questa sera? Uno. Allora, proviamo a contare, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, non importa, aspetta però, voi non eravate iscritti, mangiate, allora dovete fare una cosa dopo, passate dalla reception che vi danno un bigliettino, che poi portate quando mangiate, perché sennò il conteggio diventa un problema. Chi di noi può andare, noi intendo chi organizza, al ristorante a dire che i vegetariani sono 11, se no poi dopo diventa tutto un problema di diplomazia. Vai tu? Allora vai al ristorante di 11, questa sera ci sono 11 vegetariani. Bene, fatta questa premessa, cominciamo. Allora, il seminario che apre è Il futuro nelle mani della finanza, punto di domanda, e abbiamo con noi Clara Mattei alla mia destra, non in senso politico, e Alessandro Volpi alla mia sinistra, forse in senso politico, non lo so, vediamo. Allora, Clara Mattei, chi è? Ha scritto professore, non so se professoressa, come funziona oggi, il politico del corpo. Comunque, professore ordinario di economia
e direttore del Centro di Economia Eterodossa presso l'Università di Tulsa, Oklahoma, negli USA. È autrice di Economia e Politica, segnalo questo libro che tra l'altro io ho letto e ha il grosso pregio di essere rigoroso dal punto di vista scientifico e molto comunicativo, cioè diciamo semplice dal punto di vista comunicativo, quindi accessibile, chi legge l'economia di solito si spaventa, è un libro assolutamente accessibile e tra l'altro c'è un tavolino dove si può acquistare. È autrice di Economia e Politica e di The Capital Order, premiato dal Financial Times tra i migliori libri del 2022 e tradotto in più di 12 lingue. Il suo primo libro è stato tradotto in italiano da Einaudi con il titolo Operazione Austerità, come gli economisti aprirono la strada al fascismo. Alessandro Volpi è docente di storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, si occupa di processi storici legati alla trasformazione finanziaria, che ha pubblicato Non è inflazione e speculazione, che invece il libro più recente, credo che poi sarà parte dell'intervento, che farà I padroni del mondo, come i fondi finanziari stanno distruggendo il mercato della democrazia. Collabora con Altra Economia, Valori, Ottolina TV. Come funziona normalmente? Noi facciamo fare due interventi introduttivi a relatori e relatrici che abbiamo, interventi diciamo di 20-25 minuti iniziali, dopodiché chi vuole interviene tra i partecipanti e le partecipanti e si dialoga, si approfondisce e si discute. Non so chi vuole cominciare dei due. Clara indica lui. Se Alessandro non ha remore, cominciamo da Alessandro Volpi e proviamo a capire, quando diciamo il futuro della finanza, di che cosa stiamo parlando. Diciamo, noi come ATTAC sulla questione del capitalismo finanziario siamo nati in buona sostanza, quindi abbiamo anche approfondito molto, però diciamo bene sapere cosa vuol dire il futuro della finanza, se le cose vanno senza alcuna inversione di rotta. Quindi parola ad Alessandro. Sì, grazie, intanto grazie per l'invito, ma io proverò a essere molto, molto schematico e anche molto sintetico rispetto a questo tema, che è un tema gigantesco, appunto il tema del futuro della finanza. Ma a partire di qui, con questa vicenda che la conosce bene, con la globalizzazione, semplificando molto i termini della questione, con la globalizzazione una parte significativa del pianeta ha fatto la scelta di individuare nella finanza il proprio futuro, e ha fatto una scelta per cui si delocalizzava una parte significativa della produzione in parti del pianeta dove il conflitto sociale, dove le crisi ambientali, insomma le cose che conosciamo erano meno marcate, erano maggiormente in quella fase accettate, dove era possibile soprattutto avere dei salari che fossero più bassi, gli Stati Uniti in buona misura anche in Europa, anche per certi versi il Giappone e l'Australia si sono specializzati nella finanziarizzazione, cioè hanno puntato la produzione del reddito e della ricchezza in direzione di un settore specifico che è il settore della finanza. Quindi è evidente che abbiamo assistito a una progressiva fuga, un progressivo spostamento degli ambiti produttivi più rilevanti, dei sistemi industriali, da un paese appunto che era un capitalismo avanzato, dove era certamente più complicato fare profitti con quel tipo di sistema, per vuol dire che si è abbandonato anche il processo innovativo, ma sono fatte tante scelte e si è puntato sulla finanziarizzazione, cioè si è puntato sulla creazione di ricchezza e di debito attraverso la finanza. Questo ha voluto dire, ora non mi soffermo su questi temi che sono ampiamente conosciuti, questo ha voluto dire per molti versi assistere ad una trasformazione dello stesso mondo finanziario.
finanziario, perché il patrimonio finanziario che acquisiva una centralità così importante è chiaro che doveva progressivamente strutturarsi per assolvere a questa funzione. E anche qui, semplificando molto, lo strumento, gli strumenti attraverso i quali questo è stato possibile è una moltiplicazione costante del cosiddetto ingegneria finanziaria, cioè si è assistito in tempi sempre più rapidi alla creazione di nuovi prodotti finanziari che dovevano servire a raccogliere la massa crescente del risparmio, quella che si sarebbe voluto trasformare nella massa crescente del risparmio, cioè bisognava che la finanza abbandonasse i canoni tradizionali e arrivasse ad un modello, che era invece un modello nel quale la finanza creava strumenti finanziari che non erano direttamente legati al mondo produttivo, ma erano quella che si chiama la famosa finanza artificiale, cioè finanza che produceva altra finanza. I meccanismi attraverso cui questo è avvenuto sono stati per larga misura gli strumenti della finanza derivata, quindi strumenti che replicavano in maniera sistematica quello che era un prodotto finanziario sostanzialmente fino all'infinito, e contestualmente anche la proliferazione, la diffusione di strumenti che avessero la capacità di funzionare anche senza una eccessiva intermediazione, per esempio, delle stesse banche. Penso a uno strumento come gli ETF, cioè questi strumenti che ormai sono diffusissimi, no? Che replicano indici sottostanti, che vengono presentati in origine come un modello finanziario che paradossalmente non aveva bisogno neppure delle banche. Quindi bisognava moltiplicare il numero degli strumenti finanziari, renderli accessibili a una platea crescente di soggetti e in questo percorso cercare progressivamente di ridurre quello che era il rischio connesso con la dinamica finanziaria. Questo è, diciamo così, l'assunto che ha cominciato a emergere e a circolare all'inizio del nuovo millennio, che in una prima fase si è articolato, penso al caso degli Stati Uniti, attraverso il fenomeno delle cartolarizzazioni, cioè attraverso il fenomeno della produzione di strumenti finanziari che nascevano dalla frantumazione, dalla riduzione dei crediti originali. Lo scandalo dei mutui subprime è il punto, la crisi dei mutui subprime è il punto topico di questo processo, cioè il settore immobiliare viene trasformato in settore finanziario attraverso la cartolarizzazione dei crediti, i crediti venduti, gli originali mutui subprime, diventano un prodotto di largo consumo che si diffonde all'interno del sistema americano e partorisce una crisi che è una crisi profondissima che comincia già a essere distribuita, a essere diffusa su un numero sempre più grande di soggetti. Ora, questo meccanismo, diciamo così, ha un presupposto che vorrei che fosse chiaro, perché lo riprenderò poi rapidamente. Questo presupposto parte dall'idea che ci debba essere, questo è un tema che riguarda il futuro della finanza, che ci debba essere una crescente quantità di soggetti che diventano soggetti finanziari. Cioè, perché si assista a un sviluppo dell'industria finanziaria, a una proliferazione di questa tipologia di prodotti, dagli strumenti derivati, agli ETF, all'allora cartolarizzazione dei mutui subprime o altre forme di cartolarizzazione, si presuppone che ci sia un numero crescente di soggetti che sono risparmiatori, che hanno bisogno della finanza, che per i quali la finanza non è una scelta opzionale, ma è una scelta indispensabile. Allora, quello che si nota in questo percorso, che sostanzialmente dura una ventina d'anni, è che mano a mano che si afferma l'industria della finanza e la proliferazione dei soggetti e degli strumenti finanziari, contestualmente a questo si assiste a una ritirata degli stati sociali. Negli Stati Uniti questo meccanismo era già molto avanzato,
comincia progressivamente a diffondersi in maniera sempre più chiara anche in Europa. È chiaro che se io riduco progressivamente la spesa pubblica in sanità, riduco progressivamente la spesa pubblica in pensioni, riduco la spesa pubblica in una serie di servizi essenziali, è evidente che il soggetto che non ha più la spesa pubblica deve provvedere a questo tipo di esigenza facendo ricorso a un'altra strada, che inevitabilmente è la strada della finanza, della finanziarizzazione. Questo meccanismo che appunto trasforma i cittadini e le cittadine in soggetti finanziari attraverso la centralità del risparmio viene suffragato e supportato da un altro elemento che è una sorta di, come si può dire, compromesso fiscale. Io, Stato, ti riduco il carico fiscale soprattutto attraverso una tassazione che tende a, come dire, sgravare dal fisco fasce crescenti di lavoratori che magari sono lavoratori autonomi, magari non certamente i lavoratori a reddito dipendente, ma il complesso dei soggetti che nel frattempo sono più presenti nel mondo del lavoro, perché il mondo del lavoro in senso tradizionale si è spostato da un'altra parte. In Italia oggi non c'è un'azienda che abbia più di 100.000 dipendenti, cioè l'unica azienda che ha 100.000 dipendenti sono le Poste, che ora vogliamo privatizzare. Sotto, le altre sono tutte sotto i 100.000 dipendenti. Allora è chiaro che in quel mondo lì io riduco il carico fiscale ai soggetti che sono così in qualche modo beneficiati, e la riduzione del carico fiscale diventa la grande battaglia. Qualunque forza dica ma io voglio alzare le tasse, a prescindere dal dire a chi, anche se io le volessi alzare al più ricco del mondo, incontro una resistenza politica. Allora è evidente che il meccanismo è: riduco le tasse, ti lascio un po' più di soldi in tasca, quei soldi in tasca devono andare in direzione degli strumenti finanziari. Ti devi fare la pensione come? Comprando gli strumenti finanziari che ti vengono forniti dal mercato finanziario. E questo è, come dire, il tipo di ragionamento, di narrazione politica che è stata sapientemente coltivata nel corso del tempo e si è manifestata nel corso del tempo. Da questo presupposto vorrei partire per aggiungere poche cose. La prima è questa. Questo mondo della finanza che aveva acquisito un peso crescente conosce una profonda trasformazione dopo la crisi del 2008. C'è questa idea che bisognasse finanziarizzare i risparmiatori, che bisognasse fare in modo che i cittadini diventassero risparmiatori e quindi comprassero titoli finanziari. Era già in qualche modo presente fin dall'inizio del nuovo millennio. C'è un libro di Luigi Stringales e Ryan, Salvare il capitalismo ai capitalismi, Bienaus del 2004, che teorizza questa roba. Dice: guarda, la finanza è una roba che garantisce a tutti la ricerca migliore, quindi si tratta di farla lavorare. Quindi questo modello in larga misura già esisteva. Quello che è significativo è che dopo il 2008 si assiste ad una fortissima concentrazione dei soggetti finanziari che gestiscono questo mercato finanziario. La crisi del 2008 è una sorta di evoluzione della specie. La crisi del 2008 fa fuori una parte delle banche d'affari tradizionali, nel modello di Lehman Brothers, fa fuori una parte del sistema bancario e dà ampio spazio ad alcuni soggetti che sono appunto quelli di cui io mi sono occupato in questo volume, cioè che sono i super gestori del risparmio, che sono BlackRock, Vanguard e State Street, ma direi Vanguard e BlackRock in modo particolare, che progressivamente nel vuoto creato dalla perdita di credibilità delle banche e dalla necessità di trovare dei meccanismi di collocamento del risparmio crescente, hanno pian piano monopolizzato tutto il risparmio gestito di gran parte del mondo occidentale. Vanguard, BlackRock e State Street mettono insieme qualcosa come 25.000 miliardi di risparmio gestito. Ma dovete pensare che nel 2008 questi tre
fondi non arrivavano complessivamente a 5.000 miliardi e le banche americane gestivano attivi per 20.000 miliardi. Oggi siamo arrivati a questi tre fondi che gestiscono molto più delle banche americane, dirò poi una cosa, e non solo, se mettete insieme i primi 10 grandi fondi che sono poi peraltro partecipati da questi tre, si fa 45.000 miliardi, che sono il cuore del risparmio gestito, che sono nelle mani di tre soggetti che hanno fatto una cosa interessante, che hanno utilizzato questo risparmio gestito anche qui in un arco di tempo estremamente ridotto per comprare con grande rapidità azioni, pacchetti azionari rilevanti delle principali società di questo pianeta. Perché se voi prendete l'indice Standard & Poor's 500 e andate a vedere di chi sono i pacchetti più rilevanti di Apple, di Nvidia, di Microsoft, di Alphabet Inc., di Exxon, vi accorgete che ci sono questi tre soggetti che mediamente hanno dal 25 al 30% del controllo azionario e sono i primi azionisti di questi colossi. Quindi hanno la capacità di monopolizzare il risparmio gestito e hanno la capacità, e hanno esercitato questo loro, hanno utilizzato questo risparmio gestito che viene da un numero crescente di risparmiatori, che sono quelli che non hanno più la pensione, si devono fare la pensione, che sono quelli che non hanno più la sanità e si devono fare la sanità. Con questo risparmio hanno comprato, hanno avuto il controllo di questi grandi gruppi. E cosa hanno fatto? Hanno costantemente iniettato liquidità in questi gruppi, cioè hanno messo quello che gli proveniva dai risparmi nell'acquisto di azioni di questi titoli, facendo operazioni di buyback, di acquisto delle azioni, facendo in maniera tale che il valore di questi titoli crescesse esponenzialmente. Non era mai successo che la capitalizzazione delle società superasse i 2.000 miliardi. Apple e Microsoft l'hanno superata, sono arrivati Apple e Nvidia a 3.000 miliardi, ma 3.000 miliardi, una realtà come Nvidia, una realtà che certamente ha un'intelligenza artificiale, ma non ha una fabbrica e ha il cuore produttivo a Taiwan, quindi una zona certamente non tranquillissima, è evidente che deriva la sua forza dal fatto che ha un'iniezione costante di liquidità che gli viene fornita da questi fondi che utilizzano il risparmio gestito. E questo meccanismo, guardate, è stato favorito anche dagli alti tassi di interesse delle banche centrali, perché è evidente che se il denaro costa molto, e allora quando c'è un'offerta azionaria o c'è la necessità di comprare perché si procede alle privatizzazioni, e chi ce l'ha i soldi? Quelli che hanno la liquidità, e la liquidità non è quella che viene dalla banca centrale, ma è quella che viene dalla crescente mole di risparmio gestito. E allora noi ci stiamo trovando in una situazione che è la situazione attuale, dove abbiamo dei valori azionari che crescono esponenzialmente e delle economie che non crescono, perché la banca centrale, sia la Federal Reserve, sia la BCE, con quei tassi alla fine hanno in qualche modo impedito un vero decollo dei sistemi produttivi perché non c'è più credito. E non essendoci il credito, le operazioni vere sono le operazioni che si fanno in chiave finanziaria e che vengono fatte con la liquidità dei risparmiatori. E quindi quanto più cresce il numero di risparmiatori che devono accedere alla finanza perché si riduce la sanità, perché si riducono altri servizi, perché si fanno dei multiutility e si aprono e si quotano in borsa, perché si mettono i servizi locali dentro quella roba lì. Quanto più questo avviene, tanto più questo meccanismo produce risparmio che finisce nelle mani dei grandi fondi, che sono quelli che fanno i prezzi azionari, che però non hanno nulla a che fare o poco a che fare con il sistema produttivo. E danno vita a una sorta di colossale bolla che si autosorregge. E si autosorregge, la qui sarebbe lunga, non la voglio fare lunga, perché c'è una parte del mondo che sta producendo e tiene in piedi l'equilibrio fra questa dismisura, questa dimensione gigantesca della finanziarizzazione e le economie reali, che sono la Cina,
che sono i paesi che si impropria di iniziare il sud globale, che stanno ancora agganciati a una moneta, che è il dollaro e a un pezzo del sistema di finanziarizzazione che altrimenti non avrebbe più una base reale. Ma il punto vero è, questo secondo me è il tema del futuro della finanza, che questa bolla per vivere ha bisogno che il numero dei soggetti che hanno necessità di finanza cresca esponenzialmente, e perché questo avvenga ci vuole la drastica e significativa riduzione dell'intervento dello Stato, dei servizi che vengono erogati attraverso il pubblico. E guardate che questo sta avvenendo con una rapidità straordinaria, la presenza di questi gruppi, anche in Italia. Vi faccio un esempio banale: BlackRock, 5 anni fa in Italia quasi non esisteva. Io sono 7-8 anni che seguo questa, che seguo BlackRock, Vanguard. Alla fine in Italia avevano un ruolo assolutamente marginale. Oggi Vanguard, BlackRock, è il principale azionista privato come quantità di azioni di quasi tutte le società rilevanti italiane. È il primo azionista privato di Eni, è il primo azionista privato di Unicredit, dove già il 7% per esempio del buyback, e si fanno operazioni con Commerzbank, alla fine, siccome sono presenti anche i Commerzbank, hanno il 5%, diventeranno i detentori della quota più significativa di una delle più grandi banche europee, sono i primi azionisti di riferimento dopo la compagnia delle opere di Intesa San Paolo, sono gli azionisti principali in numerose delle multiutility italiane. Ora è uscita la notizia che io trovo veramente estremamente significativa, Sace, che è la società pubblica di assicurazione delle imprese, sta trattando il proprio, come dire, portafoglio con BlackRock per affidare a BlackRock la gestione di un monte complessivo di risparmi assicurativi per oltre 3 miliardi. Non mi stupisco che la Refinitiv sia andata al G7 e abbia avuto un ruolo centrale. E aggiungo un'altra cosa su questa, poi veramente mi fermo, che è questa. Guardate che la centralità di questi fondi che detengono la liquidità è fondamentale da un lato nel gonfiare il valore dei titoli azionari, quindi decidere sorti in larga misura degli andamenti finanziari. Invita era una realtà che 3 anni fa non arrivava a 100 miliardi di capitalizzazione, oggi sono 3.000 miliardi, e sono anche 3.300 miliardi, vuol dire che ha un'operazione di steroidi finanziari gigantesca. Ma il tema ancora più significativo è che noi ci troveremo sempre più, per effetto delle scelte delle politiche monetarie, in particolare della BCE, a dover collocare dei debiti pubblici che sono significativamente alti. Il debito pubblico italiano ogni anno ha bisogno di 400-500 miliardi di rollover, cioè di, come dire, sottoscrizione, per evitare che non venga restituito. Se poi ci mettete dentro anche un po' di debito nuovo, come è stato in piedi questo sistema qui? Beh, questo sistema qua è stato in piedi con l'intervento della BCE dal 2012 fino al 2023. Oggi quella quota che si comprava la BCE non la compra più, e l'ha dichiarato apertamente Draghi nel suo rapporto, l'ha dichiarato la Lagarde con grande chiarezza. Non vi immaginate che il debito comune lo finanzi la BCE, tantomeno la BCE finanzierà i debiti dei singoli stati. Allora l'Italia deve collocare 400 miliardi di debito ogni anno, i risparmiatori italiani ci mettono il 16%, le famiglie del 16%, le banche hanno progressivamente ridotto i loro acquisti, perché in ogni caso la BCE gli dà più soldi, perché la BCE ha dato fino a ieri il 4%, ora gli dà il 3,5%, quindi alla fine non hanno un grande interesse se non c'è un finanziamento ulteriore, come facevano, come dire, con le emissioni di liquidità da BCE. E allora io voglio capire chi se lo compra questo debito che rimane invenduto, ma probabilmente dovrà essere in grado di attrarre i grandi fondi,
Perché oggi noi viviamo un'altra situazione che spesso ci dimentichiamo. In Italia ci sono ogni anno 250 miliardi di risparmio gestito, dove peraltro questi fondi stanno acquisendo un ruolo sempre più grande, ma anche con i fondi europei, anche con quelli delle banche, in Italia i titoli del debito pubblico italiano o gli acquisti azionari italiani di questo monte qui ci rimane il 16%, perché il nostro risparmio, noi ci facciamo la pensione integrativa, i soldi della pensione integrativa vengono dirottati verso, per il 70% verso il sistema finanziario americano, titoli di debito pubblico americano o titoli azionari americani, con il veicolo di queste società. Ora, queste società arriveranno a dire, come hanno fatto i governi, vuoi che ti compri un po' di debito pubblico perché altrimenti gli interessi salgono troppo bene, non dimenticare che quando fai le privatizzazioni prima vengo io. E il governo italiano cosa ha fatto? Ha venduto il 5% di Eni, che è una cassaforte, ma chi l'ha venduto? A BlackRock. La vicenda della graduale smantellamento di MPS sta andando nella stessa identica direzione, Sace, ma come mai Sace tratta con BlackRock? Evidentemente perché BlackRock può essere un interlocutore, avendo questa messa di risparmio gestito, con cui si convince a comprare il debito italiano. Io temo che il futuro della finanza abbia molto a che fare con un processo di progressiva erosione della presenza pubblica, perché la presenza pubblica se si riduce dà più spazio al risparmio, e perché dall'altra parte finanziare un debito senza una banca centrale che lo monetizza implica trovare dei compratori, e allora quei compratori saranno sempre più esosi. E probabilmente la strada per evitare di essere strangolati dai compratori esosi sarà quella di abbattere il debito e quindi non finanziare quella spesa che oggi finanziamo con il debito. Non dimentichiamoci che le ultime tre leggi di bilancio per la metà sono state finanziate con il debito. Se quel tipo di operazioni dovessimo finanziare con un debito che costa il 3% o il 4%, come è avvenuto dopo la fine della del quantitative easing, saremo in estrema difficoltà. Il futuro della finanza passa purtroppo attraverso questo, quindi io penso che, io non so se sono a sinistra o meno, ma sono convinto che la strada sia veramente quella di evitare, di capire che il processo di, come si può dire, di alimentazione retorica, di narrazione attraverso la quale la finanza privata può fare meglio di ciò che fa il pubblico, e quindi cominciamo a concedere spazi sempre crescenti alla finanza, è una tragedia. Una proposta della Lega in Parlamento dice almeno il 25% dei TFR lo mettiamo obbligatoriamente nei fondi, perché ai giovani diciamo tanto la pensione non ce l'hai, fatela così. E il racconto di questa vicenda fa sì che la previdenza complementare paghi una tassazione che, quando va bene, è il 10%, quindi è ampiamente inferiore alla tassazione sul TFR e sulle altre forme, e vuol dire che ogni anno allo Stato italiano mancano 2 miliardi e 8 di euro perché si è deciso di detassare la previdenza privata, che vuol dire detassare i fondi. Chiudo dicendovi questa, forse tu la conosci bene: gli ETF sul debito pubblico italiano, cioè BlackRock fa questo prodottino che si chiama, lo fanno tutti, ma insomma l'ETF è questo prodotto, è sostanzialmente qui dentro una platea, è uno strumento che replica un indice. Quindi fanno questo strumento, questo prodotto che replica l'indice dei titoli di Stato italiani, cioè legato all'andamento dei prezzi dei titoli di Stato italiani. Ma attenzione, non è che BlackRock compra il titolo di Stato italiano, dice, quindi è un calcolo, e questo è l'indice, andrà così, in base a quello remunero. Sapete quanto paga di tassazione questo giochino, che è un giochino tutto finanziario? Paga il 12,5%, cioè come se comprassero veramente i titoli di debito pubblico. Cioè è chiaro che questo meccanismo è un meccanismo che difficilmente può funzionare in termini di lotta all'disuguaglianza. È un sistema che polarizza
drammaticamente la ricchezza, e io penso che sia questo il nodo politico attorno al quale costruire un tentativo di evitare questo fenomeno, di dargli ulteriormente, magari provare a creare le condizioni perché si torni per certi versi un po' indietro. Grazie. Grazie Alessandro, mi sembra che il suo intervento ci accompagna quasi naturalmente all'intervento di Clara Mattei, perché uno sentendo questa relazione dice: ma quindi l'economia decide, l'economia finanziaria decide tutto, quindi che c'entra la politica, che c'entrano gli stati, che c'entrano le decisioni. Allora forse invece anche dobbiamo dire che l'economia è politica. Vediamo cosa ci dica. Buonasera a tutti. Grazie mille Alessandro. Vorrei iniziare ribadendo la gravità della concentrazione di potere economico e politico di questi colossi. I Big Three, quindi di nuovo Vanguard, State Street e BlackRock, sono il più grosso azionista di 90% dei business listed al New York Stock Exchange, incluso Apple, Microsoft, ExxonMobil, General Electric e Coca-Cola. Stiamo parlando di colossi finanziari che sono il cuore del nostro sistema economico. Io prima di addentrarmi, diciamo, sui temi che meglio conosco, soprattutto sul tema dell'austerità, che è stato già molto discusso in realtà da Alessandro, vorrei menzionare questo libro che si chiama The Rise and Fall of American Finance, purtroppo non ancora tradotto in italiano, di Stephen Mayer, non so se lo conosci, che secondo me è molto interessante perché prova a dare una visione, diciamo, alternativa e anche in qualche modo eretica rispetto a come la tradizione marxiana ha concepito un po' il ruolo della finanza all'interno dell'economia capitalistica. Molti grossi pensatori economisti del pensiero marxista si focalizzano sull'opposizione tra finanza e industria e sul fatto che ovviamente quindi questi settori, queste sezioni di capitalisti in realtà si confrontano per appropriarsi del plusvalore in circolazione, no? E quindi in qualche modo si è vista storicamente l'idea per cui la fase, diciamo, neoliberale ha sancito un declino del capitalismo industriale a favore di un capitalismo finanziario. La cosa interessante è che focalizzandosi proprio su questi nuovi colossi, questa alternativa visione dice: no, non c'è opposizione, non c'è mai stata storicamente un antagonismo qualitativo rispetto a questi due capitalismi, ma i due capitalismi in realtà si rafforzano a vicenda e sono parte di un sistema economico che si fonda sullo sfruttamento del lavoro. E quindi è molto importante, credo, in questa analisi dell'estrema concentrazione di questi colossi, non perdere di vista il fatto che certamente è fondamentale incrementare il pool di coloro che dipendono maggiormente da questi servizi finanziari, però, e quindi ovviamente che vivono a credito e quindi in qualche modo che la cui dipendenza dal mercato è estrema, ma è anche fondamentale mantenere a mente che senza i lavoratori che vanno a lavorare tutti i giorni effettivamente producendo più valore rispetto a quello che gli viene fornito in busta paga, e soprattutto lavoratori che perdono di qualsiasi possibilità di occuparsi delle scelte economiche del loro datore di lavoro, ebbene senza questa fondamentale relazione sociale che sta alla base della nostra economia non vi sarebbe nemmeno finanziarizzazione. E quindi credo che sia molto importante ripensare
a quest'idea per cui il male, la finanza, torniamo al capitalismo industriale, perché in questa ottica storica, appunto guardando la storia della finanza americana, ovviamente diciamo la nazione che porta alle estreme conseguenze questi processi del capitalismo avanzato, ci si rende conto che è più complesso di così, che effettivamente questi big three incrementano il tasso di sfruttamento sul lavoro. Quindi non è che si fa meno del lavoro salariato e del lavoro sfruttato, anzi, la cosa interessante è notare quanto questi big three mettano pressione su tutta la catena produttiva per effettivamente appunto aumentare il tasso di sfruttamento, che si può misurare guardando anche semplicemente quanto del PIL va al profitto rispetto a quanto del PIL va al salario. Quindi questo credo sia un interessante lente che credo sia assolutamente compatibile con purtroppo il libro di Alessandro non l'ho ancora letto, ma credo che sia assolutamente compatibile, e credo che davvero, dato il grosso ruolo che la finanza giocherà in futuro, dobbiamo smettere di in qualche modo astrarre la finanza da quello che è il modello economico tutto. E credo che politicamente sia molto pericoloso soffermarsi a dire i cattivi sono quelli di Wall Street, la finanza, torniamo a un'idea di capitalismo industriale, perché non si vede invece quanto sia connesso e quanto effettivamente non vi sarebbe uno senza l'altro. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto, che è collegato, è appunto quindi come fare a mantenere saldo quello che nel mio lavoro ho definito l'ordine del capitale, per di nuovo cercare di enfatizzare quanto capitale come crescita economica, misurata in PIL, come moneta, come diciamo merci, si fondino su questo ordine politico, sta il fatto che la maggioranza di noi effettivamente non ha alternative fuorché quelle di vendere la propria capacità di lavorare in cambio di un salario. E quanto questo ordine del capitale sia tutto fuorché scontato. La cosa molto interessante è notare quanta sforzo politico a tutti i livelli nella storia del capitalismo è costantemente adoperata per mantenerci tutti nelle condizioni di pensare che non vi siano alternative a queste relazioni di produzione. Ecco che qui l'austerità gioca un ruolo fondamentale, e di nuovo credo che il mio lavoro si rifaccia un po' a questa idea di lungo periodo, di andare oltre a dire l'ora X è stato, no? Gli anni 70, il neoliberismo, dire no, guardiamo delle tendenze più profonde del nostro sistema economico, e effettivamente notare quanto l'austerità non sia di nuovo una riducibile a una semplice scamotage dei governi dal periodo neoliberale in poi, ma quanto sia effettivamente nel DNA del capitalismo stesso, con diverse manifestazioni in diversi periodi storici, anche a seconda anche diciamo della forza delle spinte di opposizione, ma senz'altro un'austerità che si fortificò proprio nel momento in cui le persone si battevano per un'alternativa all'ordine del capitale. Il mio lavoro si è concentrato sugli anni 20 del Novecento, anni molto interessanti, perché sono un po' una cartina di tornasole di tutti dei processi che vediamo ancora oggi, ma che in qualche modo abbiamo naturalizzato. Cosa succede nel biennio rosso? Nel biennio rosso effettivamente emergono una serie molto forte di proposte di produzione alternativa, non soltanto ovviamente nell'est Europa, ma anche nel cuore del capitalismo stesso. Quindi a vedere l'Italia 1919-1920, i contadini occuparono larghe porzioni della terra, tra l'altro terra su cui adesso mettono le mani proprio questi colossi finanziari,
per gestirla tramite assemblee, quindi l'occupazione delle terre come un fenomeno dirompente del post prima guerra mondiale nel nostro paese, con ovviamente tutta una serie di sperimentazioni con consigli di fabbrica. Ricordo che è importante nel 1920 per un mese intero nella maggioranza delle fabbriche in Italia i lavoratori parteciparono e mandarono avanti le fabbriche in autonomia, con Giovanni Giolitti che diceva agli industriali: guardate, c'è poco da fare perché non abbiamo effettivamente la forza fisica per opporci a questi consumi. Ecco, e nello stesso modo anche in Inghilterra la cosa interessante notare è che non era soltanto l'Italia, diciamo, rossa, ma in Inghilterra, quindi un paese egemone ancora in quel momento dal punto di vista del capitalismo globalizzato, queste alternative effettivamente democratiche per la gestione delle relazioni sociali fondative della nostra economia erano assai presenti. Questo è tutto uno studio che ho fatto principalmente nella prima parte del libro precedente, che riprendo un po' in questo libro, ma questo è per dire che l'austerità emerge proprio in questo momento storico come chiave politica per eliminare queste alternative al capitalismo. Ecco che effettivamente vediamo quanto è da sfatare non soltanto il mito dell'opposizione antagonismo tra industria e finanza, ma credo anche il mito dell'opposizione antagonismo tra Stato e mercato, cosa che sembra sia emersa in maniera molto chiara anche dalle descrizioni di Alessandro prima della mia. In questo senso si vede quanto lo Stato, il governo, i capitalistici, lo Stato in senso ampio, perché ovviamente lo Stato è fatto di una serie di istituzioni, non soltanto l'esecutivo, ma il legislativo, e soprattutto anche questi corpi tecnici, per esempio le banche centrali e il tesoro, via via va depoliticizzando. Ecco che questo microfono sono io, forse che sto usando male. Ecco che in questo momento in cui le alternative emergevano come reali, l'austerità fu potentissima per effettivamente disciplinare la maggioranza delle popolazioni ad accettare la propria condizione di lavoratori salariati. Come? Con quella che ho cercato di schematizzare con l'idea della trinità dell'austerità: austerità fiscale, che appunto è taglio alla spesa sociale, che non ha nulla a che vedere col fatto che lo Stato invece spenda moltissimo per appunto incentivare, sussidiare questi colossi economici, chiaramente ovviamente anche l'industria bellica. È interessante notare quanto anche queste delle industrie delle armi sono sempre più in qualche modo nelle mani di questi colossi finanziari industriali, di nuovo finanziari industriali, perché poi loro gestiscono tutto il processo di produzione, che fondamentalmente è un processo di sfruttamento. Quindi, di nuovo, non è un fatto che lo Stato non spenda, ma è il fatto che lo Stato decida di togliere la spesa sociale, che ovviamente fa gioco perché togliendo le risorse alla popolazione incrementi la dipendenza dal mercato, questa mancanza di alternative, questa necessità di avere soldi in tasca per poter sopravvivere, mentre ovviamente sussidi coloro che vivono di rendita da capitale. Tassazione regressiva, è interessante quello che spiegavi tu, perché effettivamente, di nuovo, non è una questione si parla le tasse, alzano le tasse, no, le tasse in realtà di solitamente si alzano per i lavoratori, non per che guadagnano il capitale. È impressionante leggere, c'è un libro che si chiama Tax the Rich, scritto tra l'altro da milionari, da questi patriotic millionaires, che sono un gruppo che cerca di fare lobbying in Parlamento, al Congresso americano, dice il paradosso tassateci di più, in cui spiega in maniera molto dettagliata tutti i modi in cui negli Stati Uniti sono i lavoratori salariati e non coloro che effettivamente guadagnano dall'investimento di capitale a pagare le tasse. Da chiaramente a partire da ovviamente una aliquote sempre meno aliquote sempre più basse, fino ovviamente a una tassa della rendita quasi inesistente, e tutti dei cavilli giuridici per evadere legalmente
le tasse in qualche modo. Quindi questa è l'austerità fiscale unita all'austerità monetaria, l'incremento dei tassi di interesse, che ovviamente fanno il gioco di coloro che il capitale ce l'hanno, mentre sappiamo benissimo che quello che non ci viene detto, anche oggi mi hanno chiamato su Rai 1, ah, cosa ne pensa del fatto che i tassi di interesse stanno andando giù, ma in realtà questo in realtà ben poco cambia per la vita delle persone, soprattutto perché effettivamente i tassi di interesse vanno giù di poco proprio nel momento in cui hanno avuto l'effetto desiderato di aumentare il tasso di disoccupazione. Quindi di nuovo molto importante tenere a mente quanto le politiche monetarie, appunto, che sembrano tecniche, necessarie per battere questo mostro dell'inflazione, in realtà servono uno scopo molto più importante, che è quello di incrementare il tasso di sfruttamento. E questo è qualcosa che capiscono anche gli economisti neoclassici, però diciamo, non lo dicono in maniera così esplicita. Quindi adesso, come negli anni 20, nel 1920, in aprile, la Banca Centrale d'Inghilterra alza il tasso di interesse al 7%, inducendo una recessione economica che pareva fare di nuovo l'interesse solo del capitale finanziario, non del capitale industriale, ma infatti la letteratura di quel periodo storico è tutto basato sul conflitto tra la City of London e i manufatturieri, no? Ovviamente perché il capitalismo, gli industriali ci perdevano immediatamente, perché quando si alzano i tassi di interesse e si rivaluta la moneta, ciò ti rende meno competitivo, giusto? Quindi immediatamente, mentre coloro che guadagnano dall'export sono meno competitivi, direttamente ci guadagna la finanza, perché prestano il denaro a credito, e se i tassi di interesse salgono, ovviamente hanno un introito immediatamente più alto. Quello che di nuovo sfugge a questa analisi, per cui in realtà alzare i tassi di interesse fa l'interesse della finanza e non dell'industria, è che in realtà con i tassi di interesse che vanno su, cosa succede? Si rallenta l'economia con i dati storici parlano chiaro, con meno posti di lavoro disponibili, e ovviamente è un'impennata della disoccupazione. I dati degli anni 20 fanno vedere in maniera molto più nitida e netta ciò che sta avvenendo di nuovo oggi negli Stati Uniti, così come altrove. Quando la recessione fu indotta dalla Banca d'Inghilterra e i tassi di interesse causarono disoccupazione, i dati storici fanno vedere quanto immediatamente la canalizzazione scese, così come la partecipazione degli scioperi e in qualche modo il potere contrattuale dei lavoratori fu davvero fermato in un momento in cui effettivamente invece il tasso di sfruttamento dai dati mostrava quanto stesse scendendo. E quindi è molto importante notare quanto la politica fiscale, la politica monetaria funziona quando è direttamente capace di avere un effetto sul mondo del lavoro. E questo è quello che ovviamente di cui non si discute, e credo che anche quando si parla di finanziarizzazione del futuro della finanza spesso si perde di vista. Di nuovo, ciò che fa il bene della finanza è la possibilità di alzare questi tassi di sfruttamento. E questo fa l'austerità. L'ultimo elemento della trinità è l'austerità industriale, ovviamente la privatizzazione e la deregolamentazione del mercato del lavoro. Ed è molto interessante come Alessandro ci spiegasse quanto effettivamente ci siano proprio pressioni squisitamente politiche per svendere a questi colossi. Non è solo una questione di svendere, è anche una questione di disciplinare i lavoratori, di nuovo, perché privatizzare, come ci spiega qualcuno come Alberto Alesina, celebre economista di Harvard, morto poco tempo fa, che ebbe un'enorme influenza, soprattutto nel periodo post-2009, quando si privatizza, così
obblighi le persone a confrontarsi con il mercato. E quindi il motivo per cui, per esempio, si criticava la cultura della dipendenza del Sud Italia con troppi posti di lavoro pubblici che ovviamente aumentavano il potere contrattuale dei lavoratori e perché in qualche modo non c'era soltanto l'unica possibilità di confrontarsi con il mercato e di accettare qualsiasi condizione per poter sopravvivere. Ecco, quindi credo che questa trinità dell'austerità ci mostri quanto lo Stato sia direttamente impegnato nell'accumulazione di capitale e quindi quanto parte di come si renda possibile questo asservimento poi di interi istituzioni statali a questi grossi colossi, perché negli Stati Uniti in realtà, adesso non mi ricordo perché mi sfugge il nome, chiamano come direttamente come esperti, come membri del governo questi, con chi è il caso? C'è un caso eclatante di uno dei leader, forse di BlackRock, che è stato chiamato a fare da consulente. Quindi qui si vede direttamente quanto ormai proprio la porosità anche tra ovviamente coloro che siedono in cima a questi colossi e coloro che effettivamente dirigono le politiche economiche a livello sia nazionale che globale. E questo chiudo dicendo che è interessante notare quanto questa possibilità di asservirsi a questi poteri economici sia sta in qualche modo costantemente di nuovo preparata da una volontà politica di de-democratizzare le decisioni economiche, non soltanto ovviamente nella produzione stessa, ma anche le decisioni macroeconomiche. Il momento storico su cui mi sono focalizzata effettivamente mostra quanto gli economisti, diciamo neoclassici, mainstream, coloro che durante il periodo del fascismo, quindi con Benito Mussolini, parteciparono al governo Mussolini con l'idea che effettivamente soltanto uno Stato forte potesse imporre drastici tagli ai salari e ovviamente la fine degli scioperi per legge, questi stessi economisti erano coloro che spingevano per l'indipendenza dalle banche centrali. Quindi, in qualche modo, un diverso spettro di possibilità per democratizzare le decisioni macroeconomiche in mano al pienipotere del gabinetto Mussolini con gli esperti, professori di economia portati al governo, cosa che ho studiato, fino a ovviamente la spinta a rendere le banche centrali sempre più indipendenti. E quando si dice indipendenza, ovviamente si dice esplicitamente, come spiegava l'economista Ralph Hodge al Tesoro britannico, che le banche centrali devono never explain, never regret, never apologize, che significa mai spiegare, mai pentirsi, mai chiedere scusa. Quindi l'idea fondamentale è di escludere i cittadini dalle decisioni di politica monetaria in un momento storico in cui si stavano mettendo in discussione proprio questi principi non democratici della nostra economia. Quindi quello che menzionava Alessandro, il fatto che la banca centrale non sia tenuta in qualche modo a comprare il debito italiano, fa parte di questa, diciamo, statuto indipendente che è stato messo a punto, indipendente politicamente ed economicamente la banca centrale. Quindi nessuna responsabilità verso istituzioni pubbliche e ovviamente una serie quindi di servilità nei confronti degli unici che rimangono a poter comprare il nostro debito pubblico. Chiudo facendo una connessione con, credo, molto importante, ovviamente, i fatti che stanno avvenendo ora in Palestina, nei territori, i cosiddetti territori palestinesi, che in realtà di sovranità ne hanno ben poca da almeno 1967 in avanti, e credo ne parlerete di più.
domani, immagino, però vorrei sottolineare quanto di nuovo il livello estremo di bellicismo che ormai si sta scatenando contro le popolazioni più in difficoltà economica e umanitaria da secoli, come la popolazione a Gaza, che è costituita il 43% della popolazione a Gaza, ricordiamo, meno di 14 anni. Quindi stiamo parlando di un livello di violenza che io nella mia vita non ricordo, e anche il livello di negazionismo da parte dei nostri media su quello che sta avvenendo e al di là del bene e del male. Stiamo già parlando dell'8% della popolazione a Gaza, secondo gli esperti del giornale Lancet, il giornale medico britannico, che è stata sterminata già un mese fa. E si parla di ecocidio, si parla di almeno mezzo milione di morti nel giro del prossimo anno per la mancanza di tutto, ovviamente, dagli ospedali all'acqua, alle fogne. E credo che in questo senso il silenzio occidentale, soprattutto dei governi occidentali, e non soltanto il silenzio, ma il contributo materiale al massacro, a questa strage di innocenti, non sia separabile dalla conversazione che stiamo avendo qui oggi, perché effettivamente se si guardano i valori in borsa delle maggiori multinazionali che producono armi, che di nuovo poi sono i maggiori shareholder, sono sempre gli stessi, non c'è stato un momento storico migliore per il loro business. Quindi di nuovo questo ci mostra, secondo me, non soltanto l'estremo della finanziarizzazione, ma quanto il principio fondativo stesso organizzativo del sistema economico capitalistico sia un principio per cui la logica dei profitti è incompatibile con la logica dei bisogni. Quando la logica dei bisogni viene presa in considerazione è soltanto perché è strumentale alla logica dei profitti. Quindi di nuovo credo che quello che sta avvenendo ora, mentre noi siamo seduti qua, sia una manifestazione di quanto, quando si parla del futuro della finanza e di come fare effettivamente a sconfiggere questo futuro che si presenta assai più antidemocratico di qualsiasi fascismo, nazismo che abbiamo mai conosciuto, ecco, è importante tematizzare la radice strutturale del nostro modello economico in quanto tale, e non soltanto vederla come un'eccezione a, diciamo, un capitalismo più dal volto umano, perché sappiamo benissimo che il capitalismo e il militarismo vanno di pari passo, e non vi sarebbe crescita economica se non vi fosse costante pressione su quel fronte lì. Va bene, grazie mille. Grazie Clara. Allora adesso apriamo la possibilità di intervenire, sia per chiedere approfondimenti, fare domande, sia per fare interventi, ovviamente, diciamo, con un'autolimitazione dei tempi degli interventi. Se non c'è l'autolimitazione, tocca fare una limitazione, diciamo, esogena. Quindi speriamo non ce ne sia bisogno, chi vuole intervenire si segnala. Purtroppo per oggi abbiamo solo un microfono, quindi o venite qui a parlare o veniamo noi a portarvi il microfono. E liberamente, tranquillamente, chi vuole prendere parola ne ha facoltà. Vieni? Vieni, dai. Ah sì, meglio che venite qui perché stiamo trasmettendo. Sì, Nello di Padova, socio fondatore e ancora attivo nel Movimento per la Crescita Felice, che però stasera non c'è niente. No, io da te Alessandro vorrei sapere un po' meglio che prospettive vedi nel futuro. Nel senso che hai parlato, secondo quel poco che capisco giustamente, di una bolla che si sta montando. Le bolle scoppiano. E allora o scoppia da sé, oppure a me sembra scoppia perché finalmente qualcuno
esce da questa bolla, ed è forse quello che ciò che sta succedendo con le guerre di cui parleremo domani si sta cercando di evitare. Voglio dire, ma se è vero che la dipendenza dall'economia occidentale, dal dollaro in particolare, quindi a tutta la montagna di falsa economia, perché è chiaro che se scoppia la bolla tutti quei 3.000 miliardi che vale quell'azienda tornano ad essere nulla, ad essere quello che quell'azienda è. E se i BRICS o chi per loro cominciano a staccarsi da questo sistema sul serio, può darsi che questa bolla scoppi, forse addirittura ancora peggio che se scoppiasse tra l'altro. Ecco, volevo che provasse a raccontarci alcune ipotesi di futuro su questa cosa. Invece per te la domanda è un'altra, Clara. E quando tu dici che dipendiamo dal lavoro, dal lavoro per procurarci un salario, e usi la parola salario invece che retribuzione, è perché ritieni che il tema sia quello del lavoro salariato, quindi tipicamente quello operaio giù di lì, o perché, e qui torna il decrescente, ritieni che dobbiamo liberarci dalla centralità del lavoro retribuito come fonte di approvvigionamento di ciò che serve, e cioè tutte quelle altre forme di produzione e coconsumo che potrebbero liberarci dalla dipendenza appunto di uno stipendio, che è uno stipendio, anche se può essere salario, può essere retribuzione, può essere compenso professionale, oppure anche stipendio da docente universitario, che anche qui diciamo in una forma. Grazie. Direi che raccogliamo le cose e poi voi intervenite. Prego. Una cosa un po' ortodossa, diciamo, nel senso che è un'idea. Si può ipotizzare un attacco frontale al mondo della finanza prospettando un giubileo. Il giubileo anticamente era la remissione dei debiti, no? Cioè si può. Se noi, per ipotesi, se fosse abolito il debito, non solo nei paesi del terzo mondo, i debiti sovrani, sarebbe un grosso colpo, penso, per questi, però, per questi, diciamo, avversari. Voglio dire, può essere considerato un obiettivo politico dei movimenti? Diciamo che se le piazze fossero piene di milioni di persone, si può ipotizzare tutto. Il problema sono i rapporti di forza. Però interessante la proposta. Altri? Siamo a scuola, ecco. Allora, rispondiamo a questo intanto, vai. Sì, ma intanto appunto sugli scenari, ma che mi consente di dire anche una cosa rispetto a ciò che diceva prima tra. Nella domanda c'è un pezzo di risposta. Cioè, io penso che in questo momento il sistema finanziario sia un sistema che si autoalimenta, si alimenta per effetto di questa straordinaria liquidità che deriva dal numero crescente di soggetti interessati al risparmio del titolo, perché c'è un dato che ci fa vedere come il volume complessivo del risparmio del titolo è cresciuto, quindi soggetti che prima risparmiavano in forme tradizionali, che ora si affidano a strumenti finanziari di crescente più logiche di necessità, questo sistema che si autoalimenta, alla fine però sta in piedi per molti versi, perché c'è una parte del mondo che produce, perché c'è una parte, voglio dire, cara, è vero che come dire, Apple gioca assolutamente la manodopera, ma la manodopera di Apple non è degli Stati Uniti, la manodopera di Apple sta in Cina, e tra l'altro oggi alcuni discorsi per un lungo discorso, ma insomma è delocalizzata in giro per il mondo, e
come dire, è il compromesso per cui ancora quel tipo di mondo produttivo accetta il dollaro come valuta di riferimento, accetta una delocalizzazione del lavoro all'interno delle proprie economie, accetta un pezzettino di finanza, ora non più la Cina che non compra più il debito degli Stati Uniti, ma altri paesi sì. Io penso che uno degli scenari a cui tu facci riferimento è che prima o poi, io penso molto prima, che poi questo mondo che oggi ha, lo diceva del resto il rapporto Draghi, i numeri del rapporto Draghi sono chiari, oggi le produzioni strategiche sono in Cina, sono in parte ridotte negli Stati Uniti e sono in Cina. Quando è scoppiata la crisi del 2008, il mondo non aveva ancora il cuore produttivo in Cina. La Cina è entrata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, ha cominciato a crescere, a autonomizzarsi, a trasformare la propria, quindi questo capitale estero, in un'industria di Stato nel corso degli anni successivi. Oggi il cuore produttivo è in questi paesi. Ora, questi paesi, fino a quando continueranno ad accettare la dollarizzazione e il fatto che la loro forza lavoro sia lo strumento attraverso il quale si dice, beh, Apple effettivamente c'è l'inizio di liquidità, però anche delle produzioni. Quelle produzioni dove le fa? Non le fa se non in parte limitata negli Stati Uniti, le fa in giro per il mondo, che consente ancora questo tipo di meccanismo. Nel momento in cui questo meccanismo, che si sta già erodendo, perché, come dire, penso ai semiconduttori e altre realtà, come dire, quei paesi stanno autonomizzandosi dalla produzione dei grandi, dei grandi marchi, cioè è evidente che poi che sta cercando di autoalimentarsi con questa corsa a divorarsi gli stati, a divorarsi le parti di previdenza pubblica, di sanità pubblica, per avere un numero crescente di risparmiatori, per avere una massa gestita sempre più grande e quindi iniettare risorse nelle grandi società. Questo tipo di corsa deve fare però i conti una parte del mondo che potrebbe dire, beh, noi dollaro non lo vogliamo più, ci attrezziamo, noi cominciamo a, come dire, gestire una rete di relazioni finanziarie, cosa che sta già avvenendo. Paese capitalista, come capitolo di legge anche oggi un attivo su Giacomini, la Cina è un paese dove le imprese sono imprese di Stato e dove si fanno i profitti sono dello Stato cinese. Poi, e questo meccanismo, infatti il commercio corretto del mondo, non significa che è una realtà di tipo capitalistico. Io a volte questa distonia la vedo. La Cina in questo momento ha 4 banche che hanno 20.000 miliardi di dollari di attivi e sono 4 banche interamente pubbliche, i cui, come dire, la cui gestione, le cui linee, i cui eventuali profitti vanno a finire mai nello Stato. Questa roba qui si sta consolidando ed è il punto di, come dire, di crisi rispetto al tema della finanziarizzazione esasperata. Di questa finanziarizzazione esasperata, appunto, io vi dico, ho ricostruito le partecipazioni azionarie di Eddie e sono dappertutto, ma buona parte delle produzioni di quelle opere non sono degli Stati Uniti, tant'è vero che gli Stati Uniti stanno facendo una cosa che ha molto,
che fare con un'altra possibilità di uscita. Cioè l'idea di finanziare attraverso una gigantesca spesa federale, finanziata con il debito, 1.000 miliardi ogni 60 giorni, per riportare negli Stati Uniti una parte della produzione, perché non ce l'hanno più la produzione, ce l'hanno fuori, e allora se riporti in parte una parte della produzione, forse quella bolla che rischia di esplodere perché ha bruciato la produzione torna ad essere, come dire, plausibile. Questo è il tema, infatti è lì l'associazione Fare Europa e gli Stati Uniti, che noi non abbiamo nessun interesse comune con la politica economica negli Stati Uniti, perché la politica economica degli Stati Uniti da Trump a Biden è stata creando dei giganteschi incentivi dei debiti fiscali per riportare negli Stati Uniti le produzioni che oggi sono in giro per il mondo e che rischiano in giro per il mondo di non essere più fornite agli Stati Uniti. Mettiamo dei dazi, siamo un grande mercato e facciamo da soli e usiamo il dollaro per finanziare questa infinita quantità di debito pubblico prodotta. Cioè gli americani hanno 36.000 miliardi di debito pubblico, 36.000 miliardi di dollari, e peraltro crescita esponenziale rapidissima, che fa parte della politica, questa è politica, e lo scontro elettorale tra Trump e Biden e Harris è all'interno di due pezzi di capitalismo finanziario con natura differenti. Ma il tema vero è che purtroppo, come il lavoro nei paesi a capitalismo avanzato, il lavoro si sta progressivamente, come dire, riducendo. C'è un fenomeno, la celebrazione della rendita. Il caso italiano è il paradigma. Cioè noi abbiamo trasformato la rendita immobiliare in un meccanismo di generazione di reddito. Il fenomeno degli affitti brevi, della possibilità di utilizzare le locazioni, le case come modo per generare reddito, vuol dire tu hai 3 appartamenti, io te li faccio affittare a un costo fiscale inesistente, il 21%, non ti rompo le scatole. Quello che devi mettere nei fondi lo trai dai soldi dei tuoi affitti. Dov'è il lavoro? C'è tanto lavoro nero, ma la mole di lavoro, cioè su questo la Toscana è un esempio clamoroso, la Toscana si sta spostando sul settore turistico, crolla l'occupazione, il settore turistico è quello dove ci sono meno occupati con le retribuzioni più basse, però il livello, diciamo, di PIL toscano tiene perché c'è rendita. E la rendita è un pezzo specifico del modello di finanziarizzazione. C'erano la rendita e tutti quei meccanismi che mi consentono di produrre ricchezza riducendo il lavoro, perché il lavoro è tensione sociale e il lavoro è da un'altra parte. Gli Stati Uniti stanno cercando, Draghi sta dicendo la stessa cosa. Dobbiamo riportare qui le produzioni. Partiamo dall'industria delle armi, che non mi sembra. Ma questo è il tema, se ve lo leggete, perché ecco con attenzione, che non possiamo permetterci che il piano finanziario europeo vada negli Stati Uniti, quindi i colossi finanziari europei, che tengano qui il risparmio e troviamo a ricostruire dei pezzi produttivi. E io penso che questo sia, come dire, siano gli scenari che si possono prospettare rispetto al futuro. Ora, rispetto alla questione del Giubileo, e questa è una vecchia questione, se ne discusse a lungo, è chiaro che la cancellazione del debito è un tema che certamente non gioverebbe alla finanza. Io penso però che il vero tema politico rispetto alla finanza sia un altro. Oggi il tema politico vero rispetto alla finanza è provare a e su questo, come dire, non so fino a che punto siamo d'accordo, ma cioè provare a togliere alla finanza questa natura totalmente artificiale che le consente di determinare la generazione di ricchezza. Vi faccio un esempio molto banale: la determinazione dei prezzi dei beni essenziali, voi sapete meglio di me, oggi dei cereali, dell'energia, non dipende dall'offerta e dalla domanda reale dei beni,
noi siamo passati da avere un gas che costava a giugno del 2021 35 euro a un gas che costava 350 e oggi che costa 35. I volumi di scambio durante tutto questo arco di tempo sono rimasti gli stessi. Non è che improvvisamente è mancato il gas, perché ce lo dicono le bilance commerciali e gli scambi. Non è che improvvisamente c'è stato un aumento della domanda, è semplicemente perché noi abbiamo un sistema finanziario che consente che su un contratto, che è il contratto reale di vendita di gas, se ne facciano centinaia di migliaia che sono scommesse, che sono quelle che fanno il prezzo, che fanno il prezzo dei cereali come fanno il prezzo del gas. Ora, per tutto il Novecento e fino agli anni 30, si è arrivati a dire, beh, cominciamo a metterci dei limiti. Questa roba qui, siamo arrivati agli anni 70, che l'avevamo smontata. Abbiamo tolto tutti quei meccanismi speculativi delle borse ottocentesche nella prima parte del Novecento perché ci siamo resi conto che in condizioni dove in realtà la finanza non era strettamente paragonabile a quella di oggi, come strumenti, come velocità e come, diciamo, anche disintermediazione. Poi abbiamo deciso che si scommetteva sulla finanza, abbiamo tolto tutte le regole e si è detto che sui cereali si possono fare le scommesse. Allora, questo non, io mi domando sempre, ma dov'è il mercato? Cioè, se il prezzo di un bene deriva dal volume delle scommesse, che peraltro sono veicolate da un monopolio, che sono questi signori, le Big Three, ma allora, cioè, dov'è il mercato? Cioè, se io per definire quanto costa questo paio d'occhiali, non tengo conto del costo di produzione del valore lavoro, ma tengo conto di quanto le scommesse decidono che varrà da qui a tre mesi e che queste scommesse sono oggetto di intervento di questi 3-4 grandi soggetti. O dico, bene, su questo occhiale c'è un contratto di compravendita, uno che è produttore e consumatore, o se io creo questa possibilità infinita, io la finanza è quella, Noi abbiamo vissuto un'inflazione dal 2021 al 2023, che è un'inflazione che non abbiamo mai visto nella storia. Perché le inflazioni normalmente derivano da un'improvvisa mancanza di beni, da un improvviso aumento della domanda, da una svalutazione della moneta. Nessuna delle tre. Questa inflazione è dipesa dal fatto che improvvisamente, per effetto della fine del Covid, dell'idea che ci sarebbero state delle storture, dei colli di bottiglia, per effetto dello scoppio della guerra, eccetera, le scommesse sono da tutte a rialzo. Quando si è arrivato a un certo livello di rialzo, le scommesse hanno cominciato a scendere, è partita l'ondata ribassista. E dentro questo ci stanno i produttori di cereali veri, che peraltro non hanno tratto beneficio neanche del rialzo, perché le scommesse si fanno dopo i raccolti. Prima si fanno i raccolti, una volta che i piccoli conti hanno venduto, partono le scommesse. Ma io penso che il tema politico sia come di avere la capacità di smontare lo strapotere degli strumenti finanziari e cominciare a dire appunto quello che valeva fino a 30 anni fa, quando guarda che nato, uno dei temi era tassiamo la ricchezza finanziaria come strumento per evitare che ci sia, come dire, che le risorse vadano lì. Contestualmente, mentre si diceva questo, le normative internazionali facevano l'esatto opposto, cioè decidevano che si potesse fare finanza su tutto. E se fai finanza su tutto, ma chi è l'imprenditore italiano che ha interesse oggi a produrre delle seggiole o dei mobili o qualunque altro tipo di bene, avendo chiaro che se lui quello che prende lo mette nei prodotti finanziari e li mette nelle mani di quelli che determinano i prezzi perché sono quelli che hanno monopolio, fa la fracassata di soldi. Noi abbiamo i profitti altissimi che derivano in larga misura dalla finanziarizzazione, derivano dal fatto che alla fine i soggetti
hanno deciso, anche imprenditoriali, di destinare una parte significativa delle loro risorse non per reinvestire. Questi colossi riducono la manodopera drasticamente, è vero quello che diceva Clara, e lo fanno per ridurre i salari, ma quel pezzo di partita che è importante non è la chiave del loro, non è più la chiave del loro arricchimento. La chiave del loro arricchimento è il fatto che mettono un, comprano un titolo in borsa, l'anno dopo vale il 100% in più. Titoli UniCredit, mi dovete spiegare quale investimento gli consente di recuperare il 100% di quello che avete investito? Non dovete spiegare, neanche a cocaina. I titoli finanziari hanno reso negli ultimi due anni una roba così. Allora, io penso che se non affrontiamo questo nodo, cioè è difficile, e penso credo che il governo delle cose di Draghi sia la finanziarizzazione in chiave europea. È la stessa cosa, cioè, non è che cambia se la facciamo noi europei e se la fanno gli americani. Sempre finanziarizzazione è, sempre svalorizzazione del lavoro è, sempre celebrazione della rendita è, sempre riduzione dello stato sociale è. Perché è vero che, come l'Italia ha detto, la spesa comune serve a fare gli armamenti, a ripopolare l'esercito, le spese nazionali non le facciamo. I debiti nazionali si devono drasticamente ridurre. E questo è il tema, secondo me, con il quale dovremo politicamente fare oggi veramente i conti, perché la crisi 2021-2023 ci ha insegnato con chiarezza che la speculazione può veramente determinare degli effetti che sono significativamente impoverenti delle fasce, diciamo, medio-basse della popolazione. Grazie Clara. Una battuta sulla Cina. Io la chiamerei capitalismo di Stato, però, nel senso che il processo di accumulazione è identico, semplicemente lo fa lo Stato invece che farlo soggetti privati. Battuta, poi magari. Ecco, grazie. Credo che quello sia comunque un punto importante, forse per rilanciare anche la domanda che mi è stata fatta. Cioè, come definiamo capitalismo? Capitalismo, sì, credo in maniera semplice ma abbastanza esaustiva, si può definire con i suoi due principali pilastri, che sono la proprietà privata dei mezzi di produzione e le relazioni salariali, wage relations, che quindi non è una questione della fabbrica. La domanda non so se lo capita bene, perché di nuovo io purtroppo quando studio penso in questi termini, non intendo, cioè la relazione salariale nel senso che in qualsiasi campo, sia nella fabbrica che in agricoltura che nel settore dei servizi, il punto di dire che coloro che producono non hanno soggettività sulla attività produttiva e né si tengono il prodotto del proprio lavoro. Questo è, quindi non importa quale campo stiamo parlando. Negli Stati Uniti, che per quanto lo possa dire, è vero che molte delle industrie, tra l'altro, su cui le supply chain, si dice le catene di valore chiaramente di queste multinazionali partono tutto dal lavoro non retribuito nei paesi del sud globale. Però bisogna mantenere in mente che la società americana è composta dall'1% da coloro, cioè questo c'è uno studio che anche cito nel mio libro, è uno studio del mio collega che si chiama Lance Taylor, che negli Stati Uniti la classe dei capitalisti rappresenta l'1% più della popolazione, che sono coloro che vivono soprattutto di reddito da capitale generato dalla ricchezza posseduta, cioè di dividendi e interessi.
Il resto della popolazione, costituita da cittadini che può contare essenzialmente sul reddito generato dal lavoro svolto, indispensabile ovviamente per pagare l'affitto, il mutuo, le bollette, per potersi permettere una vacanza, c'è infine l'ultima parte della popolazione che vive di salari bassi e di benefici sociali, necessari perché il primo da soli non bastano. Negli Stati Uniti ovviamente c'è tutta la questione che la maggioranza delle persone che si serve, per esempio, di food stamp, di tutti questi diciamo, sussidi per i poveri, sono persone che lavorano. Quindi stiamo comunque parlando del, diciamo, del almeno 95% della popolazione degli Stati Uniti che è tecnicamente lavoratore sfruttato. Poi magari nelle industrie, nei servizi, in altri settori, però questi diciamo, la fonte di ricchezza di coloro che invece vivono di capitali è fondata su questa relazione sociale. Io credo che questo sia qualcosa che non possiamo non considerare. Tornando alla definizione quindi di cinese, in Cina certo, la proprietà privata dei mezzi di produzione possiamo dire è il pilastro che in qualche modo forse è stato sostituito dalla proprietà statale e tra l'altro non completamente, perché sappiamo benissimo che il sud della Cina, che è la parte anche trainante dell'economia, è comunque gestita in maniera completamente capitalistica in senso tradizionale. Però le relazioni salariali, quindi lo sfruttamento del lavoratore, è fondativa del modo in cui effettivamente il valore si produce e si mette in circolazione. Quindi è in più comunque il motore dell'aspettativa di profitto, anche questo è il profitto come motivo per cui si produce, anche diciamo rimane preponderante. Quindi credo che allora, non sono esperta in economia cinese, ho una collega molto brava cinese che lavora con me alla New School for Social Research, dove adesso io ancora sono prima di trasferirmi in Oklahoma, che studia proprio l'economia cinese. Ci sono vari, chiaramente ci sono diverse posizioni. Credo che se definiamo capitalismo come relazione con la come rapporto sociale di produzione, scusa, qui capitale come rapporto sociale di produzione, che per me è il motivo per cui l'economia è politica, e questo è il fatto, l'economia è politica perché si basa su un ordine politico in cui la maggioranza questo ha come possibilità di esistere e non importa quanto guadagni, perché un caso emblematico, credo, per capire di cosa si tratta quando si tratta di sfruttamento è il fatto che un software engineer di Google non è che perché guadagna 200-300 mila dollari all'anno non sia sfruttato, non solo perché ovviamente produce molto valore per la sua compagnia, ma anche perché se Google, come ha fatto di recente, firma contratti con l'esercito israeliano per sviluppare intelligence che va direttamente al progetto Lavender, va direttamente a essere utilizzato per targetare civili, bambini e donne, i software engineer di Google o tirano il cartellino e vanno a lavorare per il genocidio o si licenziano. Questo è, diciamo, le possibilità che hanno i lavoratori di Google. Di questo stiamo parlando, del fatto che a noi c'è stata sottratta la partecipazione nelle decisioni fondamentali sulla materialità, sui beni di cui abbiamo bisogno per vivere. Questo non è in mano alla maggioranza dei cittadini, questo fondamento profondamente antidemocratico dell'economia è vero sia per la fase, diciamo, finanziarizzata del capitalismo, ma è vero per tutte le fasi. Cioè, quindi questo è molto importante, credo, per evitare di perdere prospettive realmente rivoluzionaria nel senso di cambiamento dei rapporti sociali di produzione. E credo che più che mai oggi se ci si renda conto che la differenza non lo farà non lo faranno i tecnici dall'alto, non lo farà Draghi, perché quello che Draghi propone è chiaramente una falsa alternativa e lo sappiamo tutti benissimo. Quindi bisogna ripensare, credo, a una politica che davvero si fondi su una partecipazione democratica dal basso, ma non in maniera astratta, in maniera molto concreta, perché se aspettiamo di vedere cosa fanno coloro che dirigono questo tipo di capitalismo, non credo avremo mai possibilità di vedere un'alternativa.
in attesa che ci siano altri, gli dobbiamo la parola, perché abbiamo contestato, diciamo, una definizione della Cina. Tu, dai, dicola un po'. Io non voglio fare il filo cinese, perché mi sembra... Però io sarei molto... Anche ho letto parecchio sulla vicenda cinese, ci sono dei bellissimi studi, senza quelli di Isabella Weber. Stiamo attenti a come ragioniamo nel caso della Cina. Anch'io ero abbastanza convinto che fosse la definizione più corretta, fosse il capitalismo di Stato. Però, a parte anche ciò, in base a ciò che diceva giustamente Clara, cioè, qui l'economia cinese non c'è la proprietà privata. Privata sono a cercare di capire se i vitri erano da qualche parte in Cina. No, ci hanno provato a più riprese. Sono, per esempio, ora stanno dilagando in Giappone, stanno gestendo il risparmio giapponese con una serie di passi. In Cina non ci sono. Le società cinesi sono pubbliche, sono andate in parte, sono quotate non solo a Shanghai, sono quotate a New York, da cui si sono ritirate. Le società quotate a New York erano pubbliche, non erano aperte agli azionisti privati attraverso IPO o via dicendo, erano pubbliche. Usava lo strumento della quotazione perché era funzionale, ma erano pubbliche. Ora, questo meccanismo ha consentito a una realtà che aveva 600 milioni di poveri a diventare progressivamente una realtà che si è, diciamo, reimpadronita di quelle produzioni delocalizzate, sia con strumenti politici più o meno, come dire, convincenti, sia con vere e proprie acquisizioni. Si sono ricomprati pezzi di imprese che erano state privatizzate. La Cina non è la Russia di Yeltsin. La Cina è una realtà dove lo Stato cinese, attraverso una regia e una politica di programmazione economica, ha deciso che i contadini diventavano operai, che gli si forniva un processo di inserimento nello Stato cinese, che gli si forniva un processo, come dire, di graduale e possibile uscita dallo stato di povertà, e che dentro questa roba ci fosse un fondamento ideologico fortissimo, perché la Cina ha 100 milioni di funzionari di partito, 100 milioni che vanno in giro e costruiscono la narrazione e l'identità cinese sul fatto che sono comunisti. Io su questo tema una riflessione ce la farei: la proprietà privata non esiste, esiste uno Stato che ha una funzione ideologica. Certamente nelle fabbriche cinesi non si vive nelle migliori delle condizioni, ma non è vero neppure la realtà che Shanghai, per esempio, è una zona libera. Ormai Shanghai è diventata il cuore pulsante di un'economia pubblica che ha una caratteristica che io non so se si possa chiamare capitalismo di Stato. Secondo me, prima di tutto, è una realtà comunista. Ma lo dico non perché voglio dare una definizione ideologica, cioè dove il ruolo del partito è decisivo, dove la funzione della programmazione economica è decisiva, dove c'è lo sforzo di costruire un processo di consenso diffuso senza forme democratiche che poi aderisca a quel modello. Dentro questo c'è la corruzione, ma c'è questa prospettiva. Io non è che la voglia dire quella lì è la strada, non è questo, ma non immagini, non usiamo le nostre reti per una roba che non conosciamo, cioè, ma non che non sappiamo bene cosa sia. È una roba che si sta formando, sta cambiando, sta, e noi con le nostre reti, tac, è capitalismo di Stato. Anch'io ripeto, poi vai a vedere e vedi tutta una serie di cose e ti domandi, ma però qui capitalismo, proprio le correttissime valutazioni che faccia Clara, non so quanto ce n'è, c'è molta ideologia, c'è la costruzione di un senso di partecipazione a un modello di statualità,
C'è l'idea che ci sia una prospettiva di oggettivo miglioramento delle condizioni, sia pur partendo da condizioni infinitamente basse. Però non dimentichiamoci che la Cina ha trasferito una massa di contadini circa pari a 750 milioni di persone, che in Europa la rivoluzione industriale ne ha spostati meno della metà in 100 anni. In Cina alla fine non c'è stata una rivoluzione, cioè non c'è stata come una rivolta contro questo tipo di... Poi certamente ci sono condizioni autoritarie, non voglio... però sto dicendo, proviamo a capire che lì c'è in corso un esperimento, un colossale esperimento, perché questi in 10 anni sono diventati, lo dice il rapporto Draghi, cioè ormai la competitività nei confronti dell'Europa è largamente maggiore, nei confronti degli Stati Uniti per tantissimi ambiti è superiore, e ci sono dei settori che se la Cina decide di chiudere e di dire signori io questa roba qui non la faccio più circolare, questi settori si fermano, dall'automotive alle terre rare ai semiconduttori, si fermano. Nel 2008 non si fermavano, nel 2010 non si fermavano, oggi si fermano questi settori qui. E infatti la politica dei dazi, io penso che le lasse la possono fare gli Stati Uniti perché hanno il dollaro che li finanzia la spesa federale, e fino a che gli Stati Uniti riusciranno attraverso le BIT3 a portare tutti i risparmi del mondo negli Stati Uniti, perché questo stanno facendo, prendono il 70% del risparmio investito, poi lo devo dire. E guardate, questo meccanismo è fondamentale, perché se io la mia pensioncina non me la dà lo Stato e me la devo fare, io i soldini che metto della pensioncina non è che posso regalarli a un soggetto che poi alla fine non mi garantisce il rendimento. Quindi se c'è il colosso che mi promette il rendimento e se c'è il super stato americano che noi accettiamo in quanto tale essere, come dire, la mega potenza del mondo, io compro il titolo di stato americano, il gestore del risparmio europeo non compra i titoli di debito pubblico italiano che servono a finanziare la sanità italiana, compra i titoli di debito pubblico americano perché c'è una dissociazione fra il mio interesse individuale come risparmiatore e la mia condizione di cittadino di quello Stato lì. Non so se è chiaro, perché guardate, questo è il tema. Io mi stupisco che abbiamo narrazioni politiche che sono sconti. Cioè, basterebbe, il Parlamento italiano ha avuto in mano un rapporto che c'è scritto. Io ho letto il rapporto della Commissione, guardate, il 16% in Italia del risparmio gestito degli italiani rimane il 16%, il 16%, il resto va per quasi il 70% degli Stati Uniti. Io penso che questo problema sia un problema, come dire, molto molto significativo, e torno a dire, in caso della Cina io non sono uno che è convinto, che non so neanche quale sarà la rivoluzione della Cina. La Cina ha enormi problemi intrinseci, uno dei quali è ha un sistema bancario estremamente confuso, ha una gestione di questo risparmio che è particolarmente complicata, che peraltro viene tesaurizzato perché i cinesi vogliono arrivare a sganciarsi, come si diceva prima, dal dollaro, e per far questo costruiscono una sorta di colossale risparmio forzato che è gestito però con una regia, che è la regia del segretario, del plenum del Partito Comunista. Si riunisce il plenum del Partito Comunista e dice si fa così, così e così. 100 milioni di funzionari girano per il paese e si dice si fa così, così e così. Questo certamente non è un modello, sono d'accordo con Carlo quando lei dice qui non c'è, come dire, l'autodeterminazione, però c'è la costruzione del modello ideologico. C'è la costruzione di un modello che ha questo tipo di caratteristiche, che si scontra con la finanziarizzazione. Ripeto, io non dico che sia sbagliato a cambiare stato, mi sembra una definizione che appunto si applica a un contesto che sta rapidamente evolvendo, se non sappiamo bene come realmente andrà a finire. Chiudo con questa considerazione di solito, parlava la Russia in questo momento si può permettere di continuare il conflitto con l'Ucraina, oltre alla forza e alle risorse che ha, perché esiste la Cina, perché se la Cina
non sostenesse in maniera chiara l'ipotesi russa, e la Cina lo fa dentro questo grande gioco che ha in mente di contro, come dire, di pressioni contro pressioni, io sono convinto che la Russia di Putin avrebbe ceduto già da un pezzo. Ma c'è un pezzo di mondo, Cina preferente, che è in grado di svolgere questa funzione. Allora, tutto questo io non lo etichetterei con delle categorie che siamo in grado di usare per cose che conosciamo. Il progetto Draghi certamente è un progetto di capitalismo della più tradizionale delle forme, declinato su due specie finanziarie. Questo possiamo dire che siamo sicuri che non sbagliamo. Sulla Cina. Allora, c'è Pino e Antonio. Venite qua perché siete ripresi. Sono d'accordissimo e sposo su tutta l'importanza della complessificazione anche di tutte, diciamo, le forme di governo dell'economia e della politica. Credo però che sia anche importante vedere le comunanze, il fatto che comunque la crescita cinese si basa sul lavoro non retribuito dei lavoratori cinesi, è un importante punto di comunanza. E questo credo sia importante perché effettivamente, certo, con la finanziarizzazione del nostro ruolo da consumatori, diciamo, privi di risorse sociali, è fondamentale per aumentare, diciamo, la ricchezza. Però è anche importante notare che negli Stati Uniti, non a caso, la discussione sul salario minimo o sul living income non esiste, cioè non siamo solo consumatori, siamo consumatori e lavoratori, e il fatto che non ci sia nessuno, se fossimo solo consumatori, allora perché non diamo tutti un living income, viviamo benissimo tutti, soltanto con quello non succede. Gli Stati Uniti sono molto attenti a evitare qualsiasi discussione che alla base metta in questione l'estrazione di quel valore, quindi questo è fondamentale, però tutto quello che detto assolutamente lo so. Vabbè, ci ripromettiamo un futuro seminario sulla Cina. Sì, sono molto d'accordo sul fatto di mantenere uno sguardo limpido, diciamo, senza pregiudizi, di fronte ai fatti nuovi che avvengono continuamente, perché ci sono sempre novità, eccetera. Però vorrei far entrare in questa discussione un dato. Cioè, come voi sapete, vengono fatti elenchi, scusate, mi chiedo perché, vengono fatti elenchi sui ricchi nel mondo. E risulta che in Cina ci sono centinaia di ultramiliardari, questo da fonti cinesi. E ci sono 3.000 miliardari nel mondo, sì. 3.000 miliardari, insomma, 97% americani. A caso non te l'ho sentito per una volta. No, è venuto al 40%. Tra l'altro questo è un dato interessante, perché questa classifica... No, dicevo, è un dato che è uscito recentemente, tra l'altro su questo abbiamo fatto anche un lavoro, appunto, come si diceva, con Ottolina. 10 anni fa, sempre considerati 3.000 miliardari più ricchi del mondo, gli ultramiliardari, sono 3.000, ce n'era il 40% che erano europei. Oggi gli europei, dentro questa fascia degli ultramiliardari, cioè di coloro che sono più ricchi, cioè che superano il patrimonio del miliardo, sono per il 97% americani, che dà il senso dello spostamento. Quello che dice lei è un altro dato, la presenza di miliardari, ma non nella classifica dei più ricchi del mondo, cioè la presenza di miliardari cinesi che, come dire, compaiono nelle classifiche. Sono circa 3.000, come dicevo. Sono quelli che hanno più miliardari, vuol dire tutti quelli che hanno più di un miliardo patrimonio superiore al miliardo di dollari. E sono circa 3.000. Allora io ho visto i dati cinesi, di origine cinese, i cinesi sono circa 700-800. Ora, sì, una quota sono di Hong Kong, circa un centinaio sono di Hong Kong.
però poi c'è un'altra quota che adesso non mi ricordo, comunque non sono proprio cinesi, alla Cina, di forse di Taiwan. E comunque l'esistenza anche di poche decine o centinaia di miliardari, secondo me è in contrasto con l'idea che non ci sia la proprietà privata in Cina. Ecco. Però non ti sentono, se no faccio il filo di ieri, dai. No, ma anche questi dati sono interessanti, ma queste fortune cinesi si sono accumulate nella fase che va grosso modo dal 2003 al 2020, perché dal 2020, dal 2019, dal Covid i cinesi hanno usato, e in questo hanno fatto anche delle grandi porcate, hanno usato il Covid come strumento per liquidare una parte di questi soggetti che hanno un patrimonio ancora alto, ma che si è formato in quella fase in cui effettivamente c'è stata una parziale apertura, come diceva Clara, di alcune zone della Cina, in particolare della zona del sud. Oggi questa condizione non c'è più, loro si stanno in quel bene, poi quel bene, non so, quella che non... Sì, sì, sono d'accordo, ci sono stati grossi cambiamenti proprio questi ultimi anni, anche nella collaborazione, nell'apertura dei cinesi, nella collaborazione con le università occidentali, eccetera, eccetera, infatti molte più dure, molti cambiamenti, quell'ascesa di Xi Jinping, che insomma, comunque sono, ecco, volevo semplicemente, noi che ci sia una particolarità cinese, già c'era quel libro di Giovanni Arrighi, Smith, che parlava della manifattura, insomma, eccetera, queste cose qua. E vabbè, quindi sicuramente la Cina, però un altro elemento è quello della bolla. Anche in Cina c'è la grande bolla immobiliare, no? Insomma, sono tutte cose. E poi c'è da domandarsi fino a che punto si può ragionare in termini puramente economici, certo, le cose che diceva per il signore. Cioè, il capitalismo è un rapporto sociale, non è solamente un fatto di contabilità. E su questo sarebbe interessante diffondersi, è un tema molto molto importante, ma lo faremo quando vedremo. La Cina ne riparliamo un'altra volta, lo dico. Tre giorni sulla Cina. No, interessante, però. Allora, volevo chiedervi se cioè che valutazione economica date al conflitto russo-ucraino o NATO-Russia e se aderite o cogliete degli aspetti innovativi nelle tesi del libro scritto da Brancaccio, Lucarelli e Giammelli, Guerra capitalista, no? Che spiega come la concentrazione da una parte, la sconfitta della globalizzazione dell'Occidente e questa risposta poi, diciamo, basata sulle sanzioni, ha comunque potuto creare le condizioni. E se fosse così, si aderita a questa tesi in parte, e come se ne può uscire dal punto di vista economico? Io intanto mi scuso perché il libro l'ho letto e lo farò sicuramente. Quello che posso dire è ricollocare la discussione su, diciamo, i paesi che conosco meglio, e quello che si nota chiaramente è quanto questo accanimento comunque della NATO in quella zona del mondo sia stata fonte enorme di profitti per gli Stati Uniti e per questi grossi asset manager che sono principalmente basati negli Stati Uniti, a tal punto che l'Italia comunque si sta riducendo a, in una maniera da suddito totale rispetto a comunque l'egemonia americana che continua a voler premere su di noi, a tal punto che adesso il caso dei rigassificatori in Italia è un caso eclatante, quanto noi ormai dipendiamo
in maniera molto più alta sull'energia americana, e la diversificazione è una fonte di profitti gigantesca ed ha un impatto ecologico devastante, oltre che ecologico anche ovviamente economico sull'Italia. E quindi questo è importante da notare, quanto in realtà credo che si stia proprio notando quali siano le priorità politiche, che sono priorità che davvero portano al costante aumento della subordinazione rispetto alla nostra posizione filoamericana, con ovviamente nessun interesse a pensare effettivamente alla sovranità, al debito che continua a crescere. Di nuovo, il debito che cresce in Italia come altrove non è qualcosa di nocivo per il sistema economico capitalistico. Questo è molto importante. Quando si parla di austerità per combattere contro il debito, è una retorica fasulla, ma veramente di una gravità enorme, perché l'austerità aumenta il debito e il debito fa il gioco dell'accumulazione capitalistica così come la conosciamo oggi. Quindi questo mi sento di dire, poi il resto... Allora, dopo questo intervento chiudiamo, anche perché i tempi sono... Posso provare a fare la mia? Sì, c'è una cosa veloce, vai, vieni. Una cosa tecnica, chi vuole cenare ma non l'aveva detto, non aveva prenotato, eccetera, eccetera, ditecelo, perché con il ristorante abbiamo sempre, diciamo, dobbiamo essere sempre chiari. Se tutti quelli che cenano l'hanno detto, non c'è problema. Vai. Io, ascoltando i due relatori, ho capito tante cose che prima non riuscivo a capire, perché l'analisi è stata molto, molto profonda. E poi ho guardato il titolo di questa università, no? La cura del futuro. Dall'analisi umana, le risposte, io dico la cura del futuro, tante questa situazione. Come la si può fare? Lo saprai domenica mattina. No, semplicemente per la questione sollevata della tesi di Brancaccio. Ma io penso che Brancaccio abbia ragione nella valutazione che fa, e in parte Caramantelli, senza averlo letto, però ha colto il senso. Cioè, è evidente che la centralità della NATO è funzionale alla subordinazione dell'economia europea all'economia americana. E addirittura, ripeto, oggi noi abbiamo una prova provata di quello che dice Brancaccio, che è il rapporto Draghi. Cioè, il rapporto Draghi fa vedere con chiarezza quanto l'economia, il vassallaggio, l'atlantismo esasperato, subspecie NATO, ovviamente Draghi non dice questo, ma mette i numeri, fa vedere come questo abbia favorito la centralità degli Stati Uniti e come la logica delle sanzioni sia stata concepita per ridurre ulteriormente la capacità di tenuta dell'Europa. Questo mi sembra abbastanza evidente. La Germania è stata massacrata dalle sanzioni per certi versi, per quanto le abbia applicate, ma alla fine della, diciamo, con i legami con la Russia, le difficoltà con la Cina hanno tolto all'Europa un motore che è fondamentale, e quindi è chiaro che l'economia di guerra e la militarizzazione attraverso la NATO dei rapporti economici diventa funzionale alla costruzione di una subalternità che per gli Stati Uniti è fondamentale. E come se ne esce? Probabilmente, appunto, se ne esce non seguendo tanto più quella strada. Questo mi sembra abbastanza evidente, cioè avendo chiaro che quella narrazione che ci siamo sentiti ripetere spesso, per cui quando cresce l'economia americana cresce anche l'economia europea, ormai evidentemente non ha più nessun significato. Io temo invece che alla fine la risposta di Draghi, che è una risposta chiaramente che tende a dire vogliamo emanciparci, poi alla fine però dica la Russia è un nemico insuperabile, con la Cina cerchiamo di tenere le distanze e alla fine assumiamo le stesse posizioni che sono quelle degli Stati Uniti, che mi sembra una posizione dal punto di vista politico decisamente debole.
No, io credo che il titolo Il futuro della cura sia un titolo che deve mettere bene al centro la conversazione, cosa che credo sia emersa oggi, quanto effettivamente cura e attuale priorità dell'organizzazione della nostra società, che è fondata sul valore di scambio e non sul valore di uso, sia in completa contraddizione. Quindi credo che il lavoro del dottor Bersani che abbiamo qua sono proprio, sia fondamentale, perché effettivamente dobbiamo completamente rifarci delle domande. Appunto, il motivo per cui parlare di finanziarizzazione significa discutere la base dei rapporti politici del nostro sistema economico, perché cura e capitalismo sono due parole che non vanno per nulla d'accordo, e questo va detto ad alta voce. È un'ovvietà per molte persone in questa sala, non è un'ovvietà per quelli ovviamente che governano la nostra economia. Vorrei anche dire che credo che il futuro della cura non credo sia nelle mani dell'Occidente. Credo che bisogna davvero essere in grado di deprovincializzare il nostro discorso, a guardare a movimenti che avvengono soprattutto nel sud globale oggi, ed è per questo che credo che davvero porre l'accento su quello che accade in Palestina oggi non sia in nessun modo scollegato dal dove effettivamente le cose possono cambiare. E per questo tutta l'analisi anche di quanto l'economia israeliana sia un'economia che si basa sull'attivo sottosviluppo dei soggetti palestinesi sia davvero un microcosmo che fa esplodere le contraddizioni che viviamo anche noi qua in Occidente. Questo anche per dire che credo sia importante per noi, per sentirsi meno impotenti, organizzarci ovviamente localmente con dei metodi comunitari di organizzazione della nostra materialità, ma anche possibilmente sostenere la causa della resistenza palestinese. E io vorrei solo dire che c'è Palestine Red Crescent Society, cioè la Croce Rossa palestinese, a cui si può fare delle donazioni. Credo che nel nostro piccolo, ho scritto qua il nome, se si vuole donare qualcosa, questi sono soldi che vanno direttamente alla cura di tutti quelli che stanno venendo uccisi per il profitto dei grossi asset manager e di tutti noi che in qualche modo siamo complici. Io in primo luogo, in cui pago le tasse in un paese degli Stati Uniti in cui effettivamente le tasse vanno alla l'uccisione, non alla cura. Quindi lascio qua il nome, se per caso volete fare una donazione, credo che sia un importante contributo da parte nostra. Allora, grazie a Clara Mattei e Alessandro Volpi, chiudiamo qui il primo seminario, adesso andiamo per la cena, domani mattina ci vediamo, lo dico sempre, non succede, ma cerchiamo di farlo succedere, puntuali, alle 10:30 abbiamo il secondo seminario che sarà, infatti abbiamo già cominciato a discutere, il futuro nella mano della guerra, e quindi affronteremo questa, diciamo, lo stesso tema da un altro punto di osservazione. Quindi per tutti ci rivediamo qui domani mattina, puntuali alle 10:30, ma ovviamente ci vediamo anche adesso a mangiare insieme. A domani. Grazie.